1-2, vai Venutino! Continua la corsa degli allievi della Fiorentina verso le finali del campionato e verso la primavera, l'ultima categoria prima della Serie A. Durante l'ultimo allenamento i ragazzi hanno giocato nello stadio Artemio Franchi, con dei veri tifosi sugli spalti, e si sono scontrati con i calciatori della Serie A. Cedric avrebbe voluto segnare a tutti i costi, e quando gli avversari della prima squadra non gli hanno fatto toccare palla, il capocannoniere ha iniziato ad avere qualche dubbio sulle proprie capacità. Avendo anche problemi a scuola e sentendo la mancanza della famiglia, ha deciso di tornare a casa per ritrovare se stesso. Nel frattempo, un altro sogno si è infranto, quello di Axel che con Capezzi e Letterini è stato convocato in nazionale. La sua permanenza a Coverciano è durata solo poche ore. Durante la notte, Axel è stato ricoverato per un attacco di appendicite. Il tempo sta per finire, cambiamo. Si è sentito male in campo? No, dopo, finito l'allenamento. Dopo cena. Oh, anche di sera? Ci riprenderai. Sì. Non stavo bene io, cioè, correvo tranquillo, stavo bene. Poi ho fatto la doccia, tipo, ho cominciato ad avere un po' di mal di pancia, ma poco, eh. Dopo un po' ho vomitato 3-4 volte, ho vomitato l'anima, non stavo in piedi, cascavo per terra da solo. Boh, ero in condizioni pietose. Ho chiamato l'ambulanza, alle 10:15 più o meno ero all'ospedale. Ho aspettato tipo il chirurgo, arrivato, ha detto che devo operarmi. E, ero lì, mi ho appoggiato sul lettino, quello dove si fa l'operazione, una roba strettissima, una roba così. E ho detto ti metto sta cosa, tipo la radio, di rilassare un po', vabbè, ero mezzo ubriaco e a un certo punto non ricordo niente, ha detto ti metto un'altra cosa, non ho neanche detto sì, ero già morto tipo, e mi sono svegliato qua così alle 10:30. Non so poi il termometro. Giusto così, te l'ho acceso che era... No, l'ho acceso a me. Ciao, ho rosicato. No, perché cioè, ci tenevo, cioè ero contento, ho detto oh, mi hanno chiamato, ero tipo stragasato, volevo far bene, volevo che mi convocasse per giocare, no? Per andare in Francia. No, sono arrivato là, volevo far bene, sto gasato, no? Volevo allenarmi. È sfiga. Dio ha voluto così e niente. Però cioè è meglio perché alla fine erano 2-3 mesi che stavo andando avanti così ogni 10 giorni stavo male. Quindi alla fine è giusto che, cioè è meglio che me l'hanno tolto così almeno ho saltato del pensiero. L'unica cosa c'è che proprio adesso no, è quello che mi dispiace. Però beh, ormai amen. Spero facciamo bene gli altri o che almeno passiamo. No, Axel non è stato ricoverato perché ha avuto un attacco di appendice. Che sta facendo? Quindi è in ospedale, aspetta adesso il braccio. Intanto perde un po' il discorso della nazionale. Il braccio. Ma da un po' che si sentiva il dolore al fianco. Ah, c'ha avuto pure una febbre. Forse con la camicia aveva difficile. Era salta un mese. Se tutto gli va bene un mese. Vabbè, entrava in giro. Ma proprio carone il ragazzo. Dice stamattina. Cioè, speriamo che li convochino. Con Axel fuori gioco, il mister ha il problema di trovargli un sostituto per l'imminente partita contro il Grosseto e decide di dare una chance a Costanzo, un ragazzo che di solito lascia in panchina perché è una testa calda. Però ci sta anche la roba di Nambuco. Buono, chi è? Buono. Allora, ascoltami. Al di là che ti sta allenando bene, questo te lo sto riconoscendo, te lo riconosco davanti a tutta la squadra. Questa è una settimana determinante, anzi 10 giorni determinanti, al di là di tutte le cazzate che fa nella testa te della tua settimana. Secondo me, se domenica c'è il numero 10 sulla spalla, però voglio vedere lavorare con grandissima rabbia e anche in fase difensiva. Bisogna che tu ti alleni con un atteggiamento molto aggressivo.
6. Ciao. Forte della fiducia accordatagli dal mister, Costanzo si sente finalmente protagonista. Se giocherà bene le sue carte, diventerà titolare. Voglio farla anch'io la panca. Sei giù? Ma dice meglio. Si sa tanto. Quattro panche. Una serie. Se leggero. Come leggero? Perché se ti piace addosso. Pesante, raga. Dai, altra. È pesante. Vai su, vai su. È pesante. Guarda che è tanto. Dai, di tutto. Che fare? Le metto vai giù. Una. Dai, giù, sono me. Ma gli allenatori non apprezzano l'esuberanza di Costanzo. Vuoi vedere com'era la sua penitenza? No, adesso. Pensare che un giorno facete quello che sta facendo. I piedi, i piatti, è tutto pronto, manca solo a fare il concorso. Con la scuola, io non so cosa pensare, perché quando mi arrivano pagelle così brutte, non vedo più, perché per me è importante anche giocare a calcio, più importante andare a scuola che giocare a calcio, per me. Questo lo devo dire perché mi fanno male, perché io ho studiato, tutti i suoi fratelli hanno studiato, avevo una visione più grande negli studi, perché dicevo, è l'ultimo al sostegno di tutta la famiglia, di tutti i suoi fratelli che lo aiutano. Quindi andrà molto avanti negli studi. Quindi io non vedevo il calcio, vedevo solo che lui tornava qui medico. Quindi quando vedo le pagelle da insegnante sono già arrabbiato. Un giorno sono andato a Padova a vedere uno dei suoi torneo, io sono rimasta stupita, e quindi lui, il suo sogno è di diventare calciatore, quindi così siamo qui con lui, speriamo bene. Oddio, mamma mia, comunque lui è uno dei miei amici, uno che ci insieme a scuola insieme, mi piace. Noi lo seguiamo sempre, adesso sentiamo, quindi è una bella cosa. Poi speriamo che arrivi dove deve arrivare. Dobbiamo arrivare, ma è questa cosa. Si deve salire insieme. Lui non ha dimenticato tutti i suoi amici di Dosson, però non ha dimenticato neanche quelli che ha lasciato quando ha preso l'aereo. Questo è più, per me è più importante, mi commuove tanto. È cresciuto con altri amici che non hanno avuto questa
è fortuna. Tante volte quando vado lì a trovarla alla Fiorentina mi fa, ah, io sono qui e gli altri, questo è, e così è sempre.